Al webinar l'attuazione della conferenza, i principali problemi applicativi della nuova disciplina, che è parte del percorso formativo La riforma della conferenza dei servizi corso base, progettato e realizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, SNA, in collaborazione con il progetto Delivery Unit Nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica. Mi presento, sono Paola Pirani del Formez e vi tratterò solo qualche minuto, giusto il tempo per parlare di questo, brevemente di questo incontro. Poi passerò subito la parola alle relatrici di oggi, che sono la consigliera Silvia Paparo, direttore generale dell'Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le relazioni esterne del Dipartimento per le riforme istituzionali, e la dottoressa Mariangela Benedetti, che potete già vederle entrambi nella seconda webcam presente oggi, esperta di semplificazione nell'ambito della Delivery Unit Nazionale Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle quali appunto a breve passerò la parola. Allora, hanno richiesto la iscrizione a quel webinar di oggi ben 700 persone, dunque un numero molto elevato. In aula in questo momento stiamo toccando i 210 partecipanti. Mentre diamo tempo a tutti di potersi collegare, parliamo velocissimamente di questo incontro, l'attuazione della conferenza, i principali problemi applicativi della nuova disciplina. Come dicevo prima, fa parte di un percorso realizzato, progettato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in collaborazione con il progetto Delivery Unit Nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il progetto Delivery Unit Nazionale fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività in materia di semplificazione affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Parte di questo progetto del supporto alla semplificazione sono stati fatti altri webinar e altri seminari che, se volete, potete tranquillamente andare a vedere, a scaricarvi le slide e le registrazioni collegandovi a questo link: eventipa.formez.it, progetto Formez dettaglio, nodo 17455. Parliamo brevemente dell'incontro di oggi, poi passerò la parola alla dottoressa Benedetti. C'è appunto l'accoglienza e l'apertura che è gestita da me e dalla dottoressa Benedetti. Ci sarà poi l'intervento della consigliera Silvia Paparo e per finire, negli ultimi 20-30 minuti, ci sarà spazio per le vostre domande. E risponderanno la consigliera Paparo e la dottoressa Benedetti. Dunque, per questo motivo chiederò a voi di scrivere in chat le domande che poi girerò alle nostre relatrici. I punti di oggi, come avete potuto leggere anche dal sito Eventi PA, è l'uso eccessivo delle conferenze e l'assenza di proporzionalità, un nuovo modello di conferenza dei servizi, i tempi lunghi di conclusione delle conferenze, la nuova disciplina dei termini per l'indizione e la conclusione della conferenza, il potere di veto delle amministrazioni sensibili, la nuova disciplina sul silenzio assenso e sulla responsabilità dell'amministrazione precedente, e la frammentazione delle posizioni espresse nell'ambito degli stessi livelli di governo, l'introduzione del rappresentante unico. Allora, in chat, come vi dicevo, la chat sarà gestita da me che vi supporterò fino appunto alla fine di questo webinar. Potete scrivere le vostre domande, se avete bisogno di qualsiasi cosa sono a vostra completa disposizione. La registrazione e le slide di tutti i relatori saranno poi presenti nella stessa pagina di Eventi PA nella quale vi siete iscritti, cioè il eventipa.formez.it/node/ 1386 66. A questo punto non mi resta che passare la parola alla dottoressa Benedetti. Allora, inizio a condividere la sua presentazione. Silenzio il mio microfono e mi tolgo dalla webcam e auguro a tutti voi un buon proseguimento. A presto. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Paola per questa introduzione. Io sono Mariangela Benedetti, esperto di semplificazione della Delivery Unit istituita presso del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. In realtà questo mio intervento è estremamente sintetico e semplicemente vuole inquadrarvi la presentazione di questo webinar. Allora, non so se... Ok, perfetto.
Penso che adesso sia visibile la slide. Dunque, come ci raccontava in realtà già la dottoressa Pirani pochi minuti fa, questo webinar si inserisce all'interno di un percorso, diciamo, di formazione avviato dalla Scuola Superiore, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il ruolo e l'importanza della formazione è stato ribadito con particolare enfasi dal Consiglio di Stato più volte che il Consiglio di Stato ha emanato il proprio parere nell'ambito dell'attività appunto di consultiva svolta sulle bozze dei decreti di attuazione della legge Madia. Lo ha ribadito anche nel parere 890 del 2016, proprio che aveva ad oggetto il decreto, la bozza di decreto sulla conferenza di servizi. L'importanza della formazione quindi è un ruolo, diciamo, un ruolo fondamentale in quanto garantisce che la normativa sia accompagnata correttamente e attuata quindi correttamente. Questo è particolarmente importante soprattutto per gli interventi generali che hanno caratterizzato alcune discipline amministrative, come in particolar modo la riforma sulla conferenza di servizi, che come sapete ha riscritto totalmente gli articoli dal 14 al 14 quinquies. L'importanza di questa formazione è ben nota ed è stata assunta dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che ha chiesto l'intervento e la collaborazione della Delivery Unit nazionale nella progettazione del corso che ha attivato nell'ambito appunto dei suoi corsi di formazione. Quindi il prodotto webinar si inserisce nell'ambito del corso base, che è organizzato dalla scuola in partnership con la Delivery Unit e con il supporto operativo del progetto affidato al Forum SPA, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questa partnership è stata particolarmente importante perché si è realizzata sia rispetto alla progettazione e quindi nell'individuazione, nella collaborazione, da parte di chi sta, in parte, ha scritto, la riforma, ma soprattutto ne sta osservando l'attuazione concreta, tramite l'attivazione di un help desk specifico istituito, presso l'ufficio semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e che è supportato appunto con risorse dirette della Delivery Unit, tra cui la sottoscritta, e sia quindi con la partecipazione anche di co-docenza, quindi rispetto a coloro che hanno partecipato e hanno, come chi è iscritto al corso della Scuola Nazionale sa, nella descrizione dei principali interventi che hanno caratterizzato la riforma e che hanno fatto oggetto del corso base. Dunque, questa è una lezione appunto che, come vi dirà la dottoressa Paparo, chiude il corso base e quindi vuole mettere in evidenza una serie di aspetti specifici del passaggio dalla vecchia alla nuova riforma. Io ringrazio tutti per aver preso parte a questo incontro, in particolar modo gli iscritti alla Scuola Nazionale. Quindi vi auguro buon ascolto. Buongiorno, sono Silvia Paparo, direttore dell'ufficio per il supporto normativo, gli studi, le relazioni esterne del Dipartimento per le riforme istituzionali. Dico subito che sono stata anche a lungo direttore dell'Ufficio per la Semplificazione e ho lavorato alla
insieme ai rappresentanti delle regioni, degli enti locali, al gruppo di lavoro dei professori, alla predisposizione della nuova disciplina. Questo intervento conclude il primo ciclo della formazione di base organizzata in collaborazione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Il mio compito che mi è stato attribuito è di ripercorrere le fondamentali ragioni della riforma che sono una essenziale bussola di fronte ai problemi applicativi. E cioè noi non possiamo considerare, diciamo, a volte di fronte alle nuove norme facciamo fatica a capire la ratio delle nuove disposizioni. E invece è fondamentale capire il perché, le ragioni di una riforma, perché queste ci aiutano a affrontare i tanti problemi che ci troviamo di fronte quando diciamo, ci troviamo ad implementare una riforma così rilevante. Qui trovate richiamati i tasselli fondamentali, in questa slide trovate richiamati i tasselli fondamentali delle semplificazioni introdotte dalla legge 124 e dai decreti attuativi, quindi conferenze di servizi, scia unica, silenzio assenso tra amministrazioni, autotutela, concentrazione dei regimi, modulistica unica, sono tutti tasselli di un unico disegno di riforma e che quindi vanno considerati in un quadro d'insieme. Le nuove misure sono entrate in vigore da più di un anno. E siamo ben consapevoli che l'implementazione diventa il momento della verità di una politica che ha approvato le norme, si è aperta la fase più delicata, che è quella dell'implementazione. E in questa fase è fondamentale la sensibilizzazione e la formazione degli attori dell'attuazione, in primo luogo il personale delle pubbliche amministrazioni, ma anche gli operatori dell'impresa. Altro elemento fondamentale, e lo vedremo più in là, è l'adozione da parte delle PA delle misure organizzative e tecnologiche idonee a assicurare l'implementazione delle nuove norme. Ancora è fondamentale, e vedremo anche qui alcuni dati, il monitoraggio dell'efficacia dell'impatto delle nuove disposizioni. Il fattore vincente quindi della semplificazione è nella consapevolezza e nel ruolo da protagonisti, innanzitutto di dirigenti e operatori delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tutti gli altri soggetti coinvolti, compresi i soggetti privati, le imprese, le loro associazioni, anche perché se questi soggetti quindi è fondamentale che il personale delle pubbliche amministrazioni padroneggi nuovi strumenti, da un lato, dall'altro è fondamentale che, diciamo, gli utenti, tra virgolette, conoscano le nuove disposizioni per utilizzarle al meglio. La conferenza dei servizi
E la partecipazione a questo webinar lo dimostra. Allora, dicono che bisogna sistemare la videocamera, si vedono solo i capelli. Così va bene? È perfetto, è perfetto. Va bene. L'audio funziona? Perché dici che arriva No, no, dipende intermittente. dalla loro rete, arriva tutto perfettamente, non si preoccupi. Va bene. Allora, torniamo a noi. Conferenza dei servizi è un la presenza a questo webinar ce lo dimostra. È un tema fondamentale per la vita del paese, perché diciamo, affronta il nodo chiave delle decisioni nelle decisioni pubbliche quando sono coinvolte più amministrazioni. È un tema ostico, complesso a volte per le amministrazioni, ma è un tema decisivo perché noi sappiamo che uno dei grandi problemi del nostro paese è la lentezza delle decisioni pubbliche e in particolare i tempi lunghi e incerti per acquisire autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere pubbliche. Pensiamo a tante grandi opere per le quali per la cui realizzazione si è dovuto aspettare anni. Ognuno di noi conosce vicende, storie da raccontare, o per l'avvio di attività di imprese. Quindi, diciamo, conferenze di servizi significa tempi e certezza delle decisioni pubbliche. Qui vedete citata, diciamo, una ricerca, ma questo era un po' un senso comune, diffuso nelle amministrazioni, e cioè che la conferenza di servizi, nata per semplificare, è stata vissuta spesso come il luogo nel quale i nodi emergono, si aggrovigliano e non quello in cui si risolvono. Abbiamo svolto proprio su questa base un'attività di indagine con le regioni, con gli enti locali nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali per capire quali erano i problemi da affrontare, che qui trovate indicati. Il primo problema era l'enorme difficoltà a svolgere un numero elevatissimo di riunioni delle conferenze. Abbiamo fatto un conto che solo in edilizia sarebbero state necessarie circa 1 milione di conferenze l'anno, perché via via conferenza di servizi è cresciuta, diciamo, anche nella disciplina di settore. E quindi teoricamente il numero di conferenze di servizi avrebbe dovuto essere elevatissimo e quindi conferenze di servizi era sinonimo di complicazione. Mi diceva un autorevole dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diceva: o noi facciamo i pompieri o andiamo alle conferenze di servizi. Faccio questo esempio per dire che questo, soprattutto per le amministrazioni dello Stato, come appunto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o l'amministrazione dei beni culturali, che sono organizzati su base provinciale, possono, o regionale, possono avere centinaia di conferenze ogni giorno in un comune, potevano avere centinaia di conferenze ogni giorno in un comune diverso.
Questo era uno dei problemi, anche se in molti casi la conferenza non veniva proprio convocata, come vedremo prima. Il secondo dei problemi era l'enorme farraginosità dei meccanismi di convocazione, perché per convocare bisognava aspettare che arrivassero i 30 giorni perché arrivassero in nulla osta. Se non arrivavano in nulla osta, andava convocata la conferenza, ma per convocare la conferenza ci voleva comunque il consenso degli altri soggetti interessati, nel senso che gli altri soggetti coinvolti potevano chiedere la convocazione di una nuova data. Quindi solo il meccanismo, se voi vi invito, diciamo, per non tediarvi, non vi rileggo le norme che magari molti di noi conoscono, ma se vi leggete le norme per la convocazione della vecchia conferenza dei servizi della disciplina previgente, viene mal di testa perché è un meccanismo infernale che spesso portava a una riunione che andava deserta per la mancata partecipazione delle amministrazioni coinvolte. Questo era uno dei problemi che ci è stato molto segnalato, o anche per la partecipazione di amministrazioni che comunque erano presenti, ma non esprimevano il loro parere. Infine, ultimo dei problemi di questa prima carrellata era la totale assenza di proporzionalità, nel senso che per un meccanismo, per un'autorizzazione di lieve entità collegata, paesaggistica di lieve entità collegata ad una scia edilizia, bisognava fare la conferenza come per una grande raffineria. Quindi, diciamo, le procedure erano in tutti i casi le stesse, senza tener conto delle differenze, dei problemi, dei differenti problemi da affrontare. Risultato: fenomeni sine die di rinvio, tempi lunghissimi e anche un fenomeno diffuso di rinuncia alla convocazione alla conferenza dei servizi, considerata inefficace a garantire la conclusione del procedimento nei termini previsti. In molti casi si preferiva chiedere direttamente gli atti d'assenso alle amministrazioni coinvolte, o ancora più spesso chiedere ai privati di presentarli. Quindi la situazione da cui noi siamo partiti era una situazione di estrema difficoltà della conferenza dei servizi e in molti casi le amministrazioni, al di là di alcune best practices rilevanti, non preferivano non convocarle proprio. Quindi la nuova disciplina ha dovuto e deve ancora confrontarsi con un'abitudine di amministrazioni che tendono ad evitare la conferenza per tutti i problemi che io qui ho ricordato. Su questa base riusciamo a meglio chiarire quali sono le principali novità del nuovo modello che è stato poi presentato nel dettaglio nelle lezioni precedenti. Allora, la prima cosa è che
diciamo, ha la conferenza semplificata, cioè quella cosiddetta telematica sincrona, questa parola complicata che sembra che evoca qualcosa di molto difficile, ma invece è la conferenza semplificata senza riunione, diventa la modalità ordinaria, e cioè26 anni dalla legge 241, 27 anni dalla legge 241 del 90, lo sviluppo delle tecnologie consente una valutazione contestuale. Perché era nata la conferenza? L'idea è passiamo dai procedimenti quando ci sono più amministrazioni, invece di avere tutti gli atti d'assenso in sequenza uno dopo l'altro, facciamo una valutazione contestuale degli interessi pubblici, e per farlo serviva una riunione fisica. Oggi l'uso della posta elettronica, anche della posta elettronica ordinaria, consente una valutazione in tempi talmente rapidi che la valutazione contestuale si può fare in modo semplice, con una semplice mail o con una semplice PEC. Poi possiamo vedere un attimo le modalità telematiche. Allora, conferenza, quindi in questo modo è l'amministrazione precedente che individua il termine entro i quali, poi ci torniamo un attimo su qual è il termine, vanno acquisiti gli atti d'assenso. Gli atti d'assenso vengono acquisiti per via telematica. Se i termini non vengono rispettati, lo vedremo, scatta il silenzio assenso, e quindi, diciamo, si alleggerisce, diciamo, abbiamo una conferenza che diventa molto più semplice, molto più veloce, e diciamo meno onerosa per le amministrazioni e più veloce e semplice per gli utenti. La conferenza simultanea, quella con la riunione, si tiene solo nei casi in cui è strettamente necessaria, tassativamente individuati dalla legge. Vediamo quali sono questi casi. Il primo è, diciamo, su richiesta motivata, su proposta motivata dell'amministrazione precedente o di un'altra delle amministrazioni coinvolte, è nel caso di procedimenti complessi. Quando facevamo l'analisi preliminare, un dirigente di una regione dice, faceva l'esempio per una dismissione di una centrale nucleare. Diciamo, ci sono scelte complesse per le quali è bene essere tutti quanti intorno a un tavolo con i progetti. Ecco, ho fatto questo esempio, ce ne possono essere altri. La conferenza avviene in linea generale in modalità semplificata, senza la riunione. La riunione si fa quando è necessaria, e cioè quando abbiamo progetti, procedimenti particolarmente complessi da esaminare, quando c'è stato un dissenso che richiede una modifica progettuale, che quindi richiede che tutti gli altri richiede che tutti gli altri si pronunciano, e a questo punto è utile avere la riunione.
ancora è sempre prevista la riunione, nei casi, per esempio per quello che riguarda quando la legge prevede espressamente che la conferenza avvenga in modalità simultanea, come ad esempio è il caso della valutazione di impatto ambientale. Terzo punto, i termini certi. Diciamo, la norma individua i termini, diciamo, a seconda, termini certi, differenziati a seconda che ci possano essere interessi sensibili o meno. Per interessi sensibili, la disciplina della conferenza come quella sul silenzio assenso individua con chiarezza quali sono gli atti rilevanti, quali sono gli interessi sensibili e sono quelli in questo caso, perché noi sappiamo che ci sono a seconda delle discipline diverse nozioni, in questo caso si intende per interessi sensibili le amministrazioni preposte alla tutela, diciamo, i procedimenti connessi alla tutela paesaggistico-territoriale dell'ambiente e della salute. Quando ci sono questi interessi, il termine è di 90 giorni, il termine massimo è di 90 giorni, mentre in tutti gli altri casi è di 90 giorni, ovviamente. Quando il termine dell'interesse sensibile è di 90 giorni, se abbiamo un'autorizzazione paesaggistica di lieve entità, il termine sarà più basso dei 90 giorni, sarà quello che la legge espressamente richiede. Per quanto riguarda i termini, in tutti gli altri casi il termine è di 45 giorni, anche nel caso di autorizzazione sismica, ad esempio, di autorizzazioni connesse alla prevenzione incendi, di autorizzazioni connesse alla sicurezza pubblica e in tutti gli altri casi. Questo è uno dei problemi applicativi che ci è stato posto, ma la norma indica chiaramente quali sono i casi di interessi sensibili per i quali il termine è di 90 giorni. Ovviamente, diciamo, questi termini sono resi cogenti dal silenzio assenso. E cioè, come dice il Consiglio di Stato, il silenzio dell'amministrazione interpellata. Qualcuno qui chiedeva il caso di una motivazione non chiara, o l'assenza di motivazione, o la scarsa chiarezza della motivazione equivalgono a atti d'assenso, senza condizioni. Decorso il termine, il responsabile del procedimento è tenuto a procedere e resta ferma la responsabilità dell'amministrazione inerte per l'atto d'assenso reso ancorché implicito.
Unica eccezione sono i provvedimenti per i quali la disciplina europea prevede un'autorizzazione espressa. E diciamo, faccio qualche esempio. Qui è stato chiesto, abbiamo tentato, diciamo, una ricognizione per alcuni casi, diciamo la ricognizione è stata fatta, abbiamo chiesto anche alle amministrazioni di darci ulteriori elementi, sicuramente nel caso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali è prevista dalla disciplina europea l'autorizzazione espressa. Così come nel caso dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera. In questi casi resta quindi non può scattare il silenzio assenso e quindi si deve attendere che arrivi l'atto di assenso. Il rappresentante, le altre novità che completano il quadro sono quelle del rappresentante unico. Quando c'è la conferenza simultanea, il rappresentante unico del comune, della regione e delle amministrazioni dello Stato, qui va precisato che il rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato è il prefetto quando sono coinvolte amministrazioni statali periferiche. Quando sono coinvolte amministrazioni centrali che non ha prive di sedi periferiche, scusatemi, sono un attimo fermata vedendo alcune domande. Diciamo, quindi quando invece sono amministrazioni centrali è la presidenza del Consiglio. Ripeto, per quanto riguarda diciamo, ho visto qui una domanda l'ho vista al volo, naturalmente adesso l'esaminerò una per una, quella che riusciamo a vedere adesso. Per quanto riguarda le amministrazioni, il silenzio assenso nel caso di autorizzazioni ambientali diciamo, è evidente, qui la domanda dice sì, il problema non è tanto che ci voglia un'autorizzazione espressa quanto le motivazioni. Certamente sono rilevanti gli atti di assenso delle amministrazioni in caso di autorizzazioni ambientali, sono amministrazioni che diciamo, serve diciamo, l'apporto dell'amministrazione, ma in ogni caso diciamo, il meccanismo del silenzio assenso diciamo, è comunque escluso quando la disciplina europea prevede un'autorizzazione espressa. Quindi, la legge no, non equivale a silenzio, a se l'amministrazione non si esprime, equivale a silenzio diniego. No, perché diciamo, comunque l'amministrazione è tenuta ad esprimersi. Il fatto che non valga il silenzio assenso non significa che si tratti di silenzio diniego. E quindi ci sono tutti i rimedi.
ad esempio, venendo alla via regionale, che certamente è la stessa norma, quella di recepimento della direttiva europea, disciplina il procedimento di via regionale con una conferenza simultanea, telematica, simultanea, che può avvenire anche in forma telematica, e individua tra i rimedi quello del potere sostitutivo. Quindi non penso assolutamente che si possa parlare di silenzio rifiuto, ma adesso vedrò meglio le domande perché diciamo, le vedo appena appena. Per quanto andando avanti, poi rispondiamo alle domande. Il dato. Io ho cercato di richiamare alcuni dei più rilevanti, delle più rilevanti novità da leggere in relazione ai problemi. Come sanno meglio di me gli addetti ai lavori, la disciplina della conferenza di servizi è stata modificata dal 90 al 2016 11 volte senza risultati tangibili. Quello che può fare la differenza, oltre, spero, alla qualità delle norme e a una costruzione delle norme sulla base di un'analisi delle problematiche applicative, è l'impegno tenace per l'attuazione, tant'è vero che noi abbiamo messo in campo, anche con l'ausilio di fondi strutturali, molteplici attività in cui si inserisce anche questa giornata di oggi, per sensibilizzare tutti i protagonisti dell'attuazione della riforma. E d'altra parte, poi vedremo insieme alcuni dati. È importante la verifica dell'impatto. Allora, vediamo qui alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo. Una guida, le FAQ, l'help desk, qui potete anche all'indirizzo dell'help desk chiedere anche un appuntamento anche via Skype, oltre che naturalmente per telefono. Comunque ci sono operatori che rispondono sempre. Nei prossimi giorni pubblicheremo il report col quadro di tutte le problematiche applicative che sono pervenute sino adesso, e quindi con e diciamo gli aggiornamenti delle FAQ. Abbiamo fatto moltissimi incontri e webinar. A questi incontri e webinar hanno partecipato circa 5.000 persone. Io penso e stiamo continuando. Vedo che le domande che stanno venendo, e questo mi conforta perché vuol dire quando non ci sono domande vuol dire che le cose non vanno, cioè che non si fa nulla. Quando ci sono domande molto concrete, significa che ci sono. Quindi, diciamo, noi adesso vediamo quelle a cui possiamo rispondere, però da queste domande potrebbero nascere, vista l'elevata partecipazione, diciamo, l'organizzazione di due, tre, quelli che serviranno, webinar tematici che facciano approfondimenti specifici sulle domande che sono state poste. Comunque le domande verranno, per le domande troverete anche la piena disponibilità dell'help desk.
Quindi, diciamo, e tutto questo noi lo stiamo facendo proprio perché pensiamo che l'unica cosa che può fare la differenza rispetto ai fallimenti, permettetemi una parola un po' pesante, del passato è proprio questa attività di formazione, sensibilizzazione, analisi, nello stesso tempo, un altro aspetto che qui che è fondamentale è non sono solo le norme, ma è rappresentato dall'adozione delle misure organizzative e tecnologiche. Abbiamo avuto all'inizio una grande discussione soprattutto sulle procedure ambientali, che sono tra le procedure più complesse, nel confronto che abbiamo avuto con tutte le regioni è emerso che oltre ad alcuni problemi di coordinamento tra disciplina generale e disciplina di settore, faccio un esempio di una distinzione elementare. Noi abbiamo fatto un'analisi della conferenza dei servizi in tutte le discipline e abbiamo trovato migliaia di norme che citavano la conferenza dei servizi e le abbiamo divise in tre tipologie. La prima è quella in cui si fa riferimento alla legge 241. Quando si fa riferimento alla 241, si applica sempre la nuova conferenza dei servizi in virtù della clausola di coordinamento del decreto legislativo 127 che dice che in tutti i casi in cui vengono citati gli articoli 14 e seguenti della legge 241, si intendono sostituiti dalla nuova disciplina. Abbiamo poi il caso, magari su questo poi ci tornerà la dottoressa Benedetti, abbiamo poi il caso in cui invece la disciplina della conferenza della 241 non viene mai richiamata, a quel punto questo potrebbe essere un sintomo, diciamo così, di specialità. Ma non basta, bisogna andare a vedere come si svolge quella conferenza. E spesso noi vediamo che la conferenza dei servizi le andiamo a vedere e c'ha termini modalità che sono differenti da quelle della 241 e a quel punto possiamo pensare che si tratti di disciplina speciale. Mentre quando viene citata la 241, non rileva in alcun modo che ci siano dei termini diversi, perché è evidente che, diciamo, se si tratta di disciplina prevalente, la disciplina faceva riferimento, questo lo troviamo anche nel SUAP, anche nella disciplina edilizia, faceva riferimento alla disciplina previgente e quindi i termini erano armonizzati con quelli della disciplina previgente. Quindi abbiamo visto i due casi, riferimento al 241, anche se i termini sono diversi e sono quelli della disciplina di previgente, si applica senza discussione la nuova disciplina. Non c'è nessun riferimento alla conferenza dei servizi e
e ci sono modalità differenti da quelle della nuova ma anche della vecchia disciplina, e allora possiamo pensare che si tratti di disciplina speciale. Terzo caso è il caso in cui misto, in cui c'è un riferimento al 241 con degli aspetti peculiari. Anche in questo caso, a meno che gli aspetti peculiari non abbiano ragioni, anche in questo caso si applica, in virtù della clausola di coordinamento, la nuova disciplina. Questo è un nodo che poi va approfondito in relazione alle specifiche discipline di settore. Comunque è molto importante, diciamo, aver presente che molto spesso alcuni problemi che sembrano giuridici invece chiamano in causa le scelte organizzative, la capacità di coordinamento interno alle amministrazioni. Quindi abbiamo scoperto nell'esperienza anche le modalità di svolgimento della conferenza telematica, la possibilità di utilizzo, e vedremo, lo vedremo dai numeri, dove ci sono le piattaforme telematiche che costituiscono un percorso obbligato, la conferenza funziona meglio. Quindi, diciamo, gli aspetti organizzativi sono davvero molto, molto rilevanti. Come il monitoraggio dell'attuazione, appunto, nei prossimi giorni pubblicheremo il primo report, da lì si vedrà, si vedranno alcuni aspetti diciamo rilevanti, in modo, è l'analisi sistematica delle problematiche che fin qui sono emerse. Rapidamente, prima di passare alle domande, vorrei presentarvi alcuni dati del monitoraggio dell'attuazione. Naturalmente tutte le amministrazioni che vogliono partecipare alle attività di monitoraggio possono farlo, sia attraverso abbiamo una scheda per la raccolta dei dati che è sul sito del Formez e che metteremo. Altra iniziativa che abbiamo costruito rilevante è la rete Italia Semplice, che è, diciamo, una rete di semplificatori in cui troviamo documentazione, servizi e anche possibilità di scambi. In quella sede si trovano anche, si troveranno, perché forse adesso dobbiamo ripubblicarlo, anche le schede per mandare i dati. Allora, qui noi vediamo un caso che è sicuramente una best practices, il caso della Sardegna, dove c'è un'esperienza più consolidata, nel senso che in Sardegna, con la disciplina del SUAP e il sistema informativo, sono partiti prima e si sono poi adeguati alla nuova disciplina. Questi sono i dati del procedimento SUAP e qui vediamo, le conferenze di servizi, le conferenze di servizi, il totale delle conferenze convocate che risultano dal sistema informativo tra il 13 marzo, che è la data di entrata in vigore di una nuova
direttiva sulla conferenza dei servizi che si adeguava definitivamente alla legislazione nazionale, quindi diciamo in realtà l'adeguamento era già avvenuto a agosto del 2016, ma il 13 marzo 2017 c'è stata un'ulteriore scansione dei termini del procedimento SUAP, che sono più ridotti rispetto a quelli della conferenza nazionale. Il totale tra 13 marzo e 26 ottobre 2017 è di 5.300 conferenze e servizi, quindi un numero elevatissimo, naturalmente molto agevolato dall'esistenza di un sistema informativo a cui sono legati sono collegate tutte le amministrazioni e gli enti terzi coinvolti. Qui noi vediamo in un campione di comuni della Sardegna la percentuale di conferenze semplificate. Quella, allora, nel 91% dei casi la conferenza si è svolta in forma semplificata, quindi senza la riunione. Solo nel 3% dei casi si è svolta in forma direttamente simultanea e nel 6% in forma prima c'è stato un dissenso e quindi prima c'è stata la semplificata e poi la simultanea. Qui vedete un altro dato fornito da un consorzio a cui partecipano oltre 100 comuni della marca Trevigiana, in provincia di Treviso. Anche in questo caso noi abbiamo i dati che provengono dal sistema informativo che ci consentono anche di individuare i tempi medi dei procedimenti. Prima della riforma il tempo medio era con 29 conferenze e servizi convocate di circa 210 giorni. Solo per l'indizione con quei meccanismi infernali ci volevano circa 3 mesi. Dopo la riforma, i dati elaborati su 67 conferenze consentono di indicare un tempo, medio di 75,33 giorni. Quindi diciamo, e adesso vediamo i dati del Formez tra il 1° gennaio e il 30 settembre. Adesso è in corso un nuovo aggiornamento su 73 comuni capoluogo che hanno fornito i dati. Anche qui noi vediamo che le conferenze svolte in forma semplificata sono il 77%, mentre quelle simultanee il 18%, quelle in caso di via spesso l'1%, ma qui ci riferiamo ai comuni capoluogo, e le simultanee in caso di dissenso sono il 4%. Allora, questi dati sono sicuramente dati parziali, però ci dicono che dove lo strumento è utilizzato può funzionare, funziona
efficacemente le iniziative di sostegno sono numerosi, quindi ricordo, come ho già detto, la possibilità, e qui magari sulla base delle domande che voi avete fatto possiamo fare un nuovo programma di webinar, l'help desk, la piattaforma rete italiasemplice.gov, ritengo che per attuare la conferenza di servizi, quello che può fare la differenza rispetto ai fallimenti del passato è proprio diciamo, l'impegno per l'attuazione e il ruolo attivo del personale. Io mi fermo qui nella parte generale. E ora con la dottoressa Benedetti vedremo le domande. Allora, grazie Silvia, grazie a quanti di voi hanno scritto a tutte le domande che ci sono arrivate. Allora, no, non credo che riusciremo a rispondere a tutte le domande, però diciamo, cerchiamo di fare cerchiamo di rispondere a quelle che sono arrivate per primi e per prime quelle che insomma siamo in grado di rispondere allo stato attuale. Allora, ci sono diverse domande. Questo, come diceva la dottoressa Pavor, è significativo del fatto che la conferenza di servizi si sta attuando e le persone che la stanno attuando si stanno ponendo diciamo, dei dubbi applicativi, come è normale che sia. E come diciamo, è stato evidenziato dall'analisi diciamo, che faceva la dottoressa Pavaro, uno degli aspetti applicativi più importanti è sicuramente legato al rapporto e all'integrazione, a come deve essere integrata la nuova disciplina generale con le discipline di settore. Molti di voi infatti hanno posto una serie di domande sulla conferenza di servizi che viene indetta nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Allora, qui diciamo, rispondiamo nei limiti in cui ci è dato da rispondere, nel senso che la valutazione, la conferenza di servizi prevista nell'ambito della valutazione di impatto ambientale era stata ed è stata disciplinata nel quarto comma dell'articolo 14 come una nuova procedura diciamo ad hoc, nell'ambito però dei casi in cui la valutazione di impatto ambientale abbia una dimensione regionale. Secondo la vigente disciplina, nel senso, secondo il primo schema previsto dal decreto legislativo 127, il quarto comma prevedeva che nel caso in cui un progetto dovesse essere accompagnato da una valutazione di impatto ambientale in ambito regionale, fosse possibile decidere sia sul giudizio di compatibilità ambientale, sia rispetto a tutte le altre autorizzazioni previste per l'avvio e l'esercizio dell'impianto o dell'esercizio industriale, nell'ambito di una stessa conferenza di servizi dal carattere decisorio. Questa previsione che è stata ripresa, diciamo, è stata generalizzata ed è stata sulla base di alcune esperienze regionali già attivate da alcuni anni, è stata in realtà oggetto di una modifica, a meno di un anno dell'introduzione del decreto legislativo 127, perché in contemporanea il governo stava lavorando sul decreto di attuazione, recepimento della nuova direttiva VIA, che ha di fatto, sì, questa sera prima pagina, sì, che ha di fatto modificato gli articoli del decreto legislativo 152, cioè il codice ambiente, riferito alla valutazione di impatto ambientale. E in questo recepimento è stato modificato il quarto comma dell'articolo 14.
dove adesso espressamente si fa rinvio all'articolo 27 bis introdotto appunto con il decreto legislativo 104, mi sembra, del 2017, che disciplina appunto appositamente un provvedimento autorizzatorio unico regionale, e viene recepito il principio generale della integrazione procedimentale all'interno di un'unica conferenza di servizi decisoria. Però, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, questi ormai sono disciplinati in modo completo dall'articolo 27 bis, il quale, in parole povere, prevede la convocazione di una conferenza di servizi entro 10 giorni dalla conclusione della fase di consultazione della valutazione di impatto ambientale. La conferenza di servizi dura 120 giorni dalla convocazione dei lavori della conferenza di servizi, e nell'ambito di questa conferenza di servizi dal carattere decisorio può essere assu vengono assunti, cioè la conferenza decide sia sul giudizio di compatibilità ambientale sia rispetto al rilascio di tutti gli atti autorizzatori necessari all'esercizio, all'avvio dell'attività o dell'attività produttiva. La modalità con cui si svolge questa conferenza è quella, ci dice il comma 7 dell'articolo 27 bis, è quello previsto dall'articolo 14 ter della 241, quindi è la modalità simultanea. Quindi, per quanto riguarda la tempistica e l'eventuale sospensione di termini, bisogna fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 bis, che per l'eventuale integrazione documentali, perché c'era una domanda in tal senso, non fa riferimento all'interruzione, ma alla sospensione. E quindi significa che i tempi della conferenza di servizi non devono ripartire da capo, qualora appunto ma si sospendono. Questa era una delle prime domande che diciamo avevo viste. Sempre rispetto alla valutazione di impatto ambientale, c'era un'altra domanda, forse la prima pagina. Avevo scritto via. Sono diverse queste pagine. No, è la prima però, questa è la prima e questa è la prima, guarda. Allora, il presunto contrasto, dunque veniva chiesto di chiarire il presunto contrasto tra l'articolo 26 e l'articolo 27 bis. Diciamo, se il contrasto a cui si fa riferimento è il fatto che l'articolo 26 faccia riferimento al fatto che la valutazione di impatto ambientale deve essere decisa, è un atto che di fatto comunque viene deciso di concerto tra il Ministro dei Beni Culturali e il Ministro dell'Ambiente. Allora, qui il contrasto in realtà non c'è, nel senso che l'articolo 14, il quarto comma dell'articolo 14 fa riferimento esclusivo ai casi in cui la valutazione di impatto ambientale abbia una dimensione regionale, mentre sia l'articolo 26 sia le modifiche che sono state apportate dal decreto legislativo 104 distinguono il caso in cui si tratti di valutazione di impatto ambientale statale e la valutazione di impatto ambientale regionale. Laddove ci sia la valutazione di impatto ambientale statale, il decreto legislativo 104 introduce un duplice meccanismo, e in questo duplice meccanismo comunque viene fatta salva il fatto che i lavori tecnici di valutazione di impatto ambientale vengano poi sottoposti al concerto che è rimasto quindi tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali. Spero, diciamo, di aver risposto in questo, diciamo, per quanto di nostra competenza. Per quanto riguarda. Posso andare a Sì, vedere un po'? sì, sì, sì.
Allora riprendo alcune delle domande, anche se già da qui capisco che l'approfondimento del webinar sulla parte ambientale sarebbe sicuramente, per quanto di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, perché qui sapete c'è una competenza anche del Ministero dell'Ambiente. Allora, parto dalle prime domande. Una ha già risposto. Nel corso della conferenza il progetto viene modificato per richiesta, ma in quel caso vanno rispettati i termini previsti dalla disciplina, della VIA di cui parlava, adesso Mariangela. Mirta Sentini chiede: nel caso che un procedimento, comprenda solo permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, è necessario convocare la conferenza dei servizi asincrona? Allora, in questo caso, in linea generale, non è necessario, perché si tratta di una sola autorizzazione, anche se ci sono due endoprocedimenti, anche se no, qui c'è il permesso. Anche se bisogna vedere un momento la disciplina regionale, che credo che abbia la recente disciplina approvata dalla Regione Emilia-Romagna, ha una previsione specifica in materia di conferenze di servizi che, diciamo, non, sulla quale non siamo in grado di dare risposte. Va detto, e questo, diciamo, prendo l'occasione per un approfondimento generale, poi può sul punto, perché è un punto rilevante. La disciplina della conferenza fa riferimento alla convocazione della conferenza quando ci sono più atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni. E diciamo, nel caso della autorizzazione paesaggistica, è vero che abbiamo due amministrazioni, ma quello della sovrintendenza è un parere per quanto vincolante. In realtà, grazie alle norme di coordinamento, al coordinamento delle norme tra quelle del silenzio assenso e quelle della conferenza dei servizi, la differenza non è molto rilevante, perché la disciplina del nuovo articolo 17 bis prevede che quando serva un atto di assenso, si considera decorso, viene richiesto l'atto d'assenso, si considera diciamo acquisito l'assenso senza condizioni, decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta. Quindi diciamo il termine, in caso di cioè che ci sia o meno l'indizione alla conferenza dei servizi, il termine da cui decorre il silenzio assenso è comunque di 90 giorni, sia in un caso che nell'altro. Quindi, diciamo, viene richiesto per via telematica l'atto d'assenso, nel caso della conferenza semplificata, in realtà si convoca la conferenza nella forma, ma si chiede un atto d'assenso. Quindi la differenza in realtà è poco rilevante. Ho visto una domanda, mi pare la 38, quindi una delle ultime che qui non abbiamo, credo, stampato, che adesso non la vedo più, La ma domanda che 38, Claudia Irene Mornati chiede: procedura di autorizzazione paesaggistica,
Come può svolgersi all'interno di una conferenza di servizi la procedura, comma 7, articolo 146, decreto legislativo 42 del 2004, richiede accertamenti e verifiche di conformità da parte della Regione e solo in base all'istruttoria di questa la sovrintendenza esprime il parere obbligatorio e quasi sempre vincolante. Come possono svolgersi questi passaggi in conferenza di servizi? Questi passaggi si possono svolgere, tra l'altro, se la conferenza è la norma, dice chiaramente che devono essere convocate tutte le amministrazioni interessate. E quindi le amministrazioni che la conferenza sia simultanea sarebbero presenti entrambe o i loro rappresentanti. Nel caso di conferenza semplificata di conferenza senza riunione, la propedeuticità viene meno, entrambe le amministrazioni si esprimono in quel termine. Nel termine massimo di 90 giorni e poi è auspicabile che la regione si esprima prima e se la regione si esprime prima la sovrintendenza può esprimere il parere, ma la norma da questo punto di vista è chiara, vengono entrambe convocate alla conferenza e si esprimono in quei termini decorsi i quali scatta il silenzio assenso. Dopodiché ci possono essere accordi tra regione e sovrintendenza per agevolare il buon funzionamento, eccetera. Vedo qui una domanda che dice: ma nella conferenza si applica il 17 bis? Non c'è bisogno. Nella conferenza si applica la disciplina della conferenza, ma la disciplina della conferenza è nel caso di amministrazioni sensibili e quella del 17 bis sono coordinate e quindi da questo punto di vista dico che non ci sono differenze perché nei criteri direttivi della riforma della conferenza dei servizi c'era il coordinamento con il 17 bis, quindi c'è un pieno allineamento. E per quanto riguarda mentre dicevo, nel caso conferenze di servizi e autorizzazione paesaggistica si può non fare permesso di costruire autorizzazione paesaggistica, si può non fare la conferenza. Quando, siccome ci sono altre domande di questo tipo, quando invece si tratta di una SCIA, qui c'era una domanda di un'unione dei comuni, quando c'è, che chiede se c'è solo la sismica, dobbiamo convocarla o non convocarla alla conferenza? La dobbiamo. Quando c'è il procedimento, c'è un'autorizzazione come il permesso di costruire e via dicendo, c'è un solo atto d'assenso, può non essere convocata. Quando invece c'è una SCIA, o una CILA più un atto di assenso, quindi ci troviamo di fronte a quella che viene definita una SCIA condizionata, la conferenza dei servizi deve essere sempre convocata perché così prevede la lettera del decreto legislativo 122. Sempre Marta Sintini chiede: scusate un attimo.
Pronto, ti chiamo fra un secondo, sto finendo un webinar, scusami. Allora, quando sono quali sono i casi in cui si applica la disciplina europea? Allora, noi abbiamo fatto una ricognizione di quello che siamo riusciti a trovare. Se voi ci aiutate indicandoci i procedimenti su cui avete dei dubbi, ce li segnalate alle repressche, noi studiamo e arricchiamo l'elenco. Queste sono sul silenzio di Nego, Donna Lanzetta, ho già detto, sfugge il principio di assenso implicito. L'assenso quello che dice il Consiglio di Stato, dice c'è una rivoluzione perché prima era l'amministrazione che doveva prendersi la responsabilità di prescindere, L'amministrazione precedente. l'amministrazione precedente si doveva prendere la responsabilità, invece oggi, come dice il Consiglio di Stato, la mancata espressione, la mancata partecipazione sono ope legis, equivalgono a un atto d'assenso, perché la norma fa riferimento espressamente al equivale ad assenso senza condizioni. Un'ultima domanda che riguarda l'ARPA. Qui il tema non si pone in termini di amministrazione, ma di ruolo che l'amministrazione ha. Se all'ARPA sono affidate i procedimenti amministrativi di competenza della Regione, all'ARPA si applica pienamente la 241, altro il caso in cui l'ARPA svolge delle valutazioni tecniche. Sempre rispetto al silenzio assenso nel caso di amministrazioni ambientali, cosa succede se l'amministrazione non risponde? Qui va fatto ci sono altri rimedi da parte dell'ordinamento, perché l'amministrazione comunque è tenuta a rispondere nei termini, e questo dobbiamo capire in che misura si manifesta come problema rilevante, perché diciamo in questo caso, siccome si tratta di procedimenti di competenza o dell'ARPA o della regione o della provincia, bisogna mettere in campo anche a livello regionale e locale delle iniziative che diciamo spingano al rispetto dei termini, tenuto conto che comunque c'è la responsabilità dirigenziale in caso di mancato rispetto dei termini, cioè ci sono tutta una serie di previsioni che comunque possono e debbono essere fatte valere. E io vi ringrazio molto, continua con le ultime domande. Mariangela, io vi proporrei anche voi mandarci proposte di temi da approfondire nella presca, anche se vi ringrazio davvero per la ricchezza di contributi e di domande che ci avete dato e sulle quali cercheremo di darvi una risposta nel più breve tempo possibile. Grazie Silvia. Allora, giusto per finire alcune delle domande che avete inviato, ho visto che c'è stato, diciamo, sono state inviate ulteriori osservazioni rispetto all'articolo 27 bis. Allora, l'appunto di qualcuno che diceva che l'articolo 26 del codice dei beni culturali fa riferimento espresso all'articolo 27 bis, sì, è vero, ma fa riferimento alla disciplina dagli articoli 23 all'articolo 27 bis.
Office, quindi dobbiamo capire a cosa si fa riferimento e al fatto che tra gli articoli dell'articolo 23 la disciplina è quella della valutazione di impatto ambientale in ambito nazionale. Non dobbiamo aspettare nessun decreto attuativo, nel senso che il decreto attuativo è il decreto legislativo 104. Qualcuno chiedeva per la valutazione di impatto ambientale nazionale è necessario aspettare? No, perché è quello che è attualmente in vigore, quindi e il cui recepimento trovate già nel codice ambientale. Quindi, se voi leggete il codice ambientale aggiornato, lo trovate già modificato in base a quanto contenuto al decreto legislativo 104. Rispondendo ad altre domande che non hanno, diciamo, carattere, diciamo, di carattere più generale, dunque qualcuno chiedeva, se un'amministrazione non viene convocata alla conferenza di servizi, come ci si comporta nel caso in cui la conferenza si concluda senza il suo parere? Allora, qui in realtà stiamo in una fase patologica, nel senso che in questo caso l'amministrazione procedente si è dimenticata qualcuno, e se si è dimenticato qualcuno che doveva esprimere il proprio parere, significa che questo è un atto illegittimo, nel senso che è carente di un elemento essenziale. Quindi qui non può scattare il silenzio, perché appunto manca l'atto di convocazione di un soggetto legittimato ad esprimere il proprio parere. C'era anche un caso in cui invece si chiedeva, se siamo in conferenza asincrona, quindi siamo nella semplificata, abbiamo ottenuto dei pareri non chiari. Come sportello unico possiamo andare direttamente in conferenza asincrona o dobbiamo sempre prima applicare il 10 bis? Allora, qui ribadisco un concetto, diciamo, generale, di disciplina generale. Allora, punto primo, pareri non chiari non è definibile, nel senso che il legislatore oggi ci dice esattamente che come il parere deve essere formulato, perché se non è formulato nelle modalità che ci indica il legislatore, ovvero deve essere chiaro ed espressamente motivato, è come se non fosse espresso, e quindi va in assenso, o meglio, si forma il silenzio implicito. Possiamo andare direttamente in conferenza asincrona? No, nel senso che se l'amministrazione precedente ha un potere rafforzato, diciamo, dal decreto legislativo 127 di valutazione discrezionale di cosa deve fare, nel senso che il parere non chiaro, a mio avviso, implica no, a mio avviso, come dice il legislatore, implica il silenzio assenso. Quindi, se la domanda si riferiva ai pareri non chiari, in quel caso l'amministrazione procedente ha tutti gli strumenti per poter decidere. Quando decide in modo negativo, quindi decide che la sua risposta è quella di non rilasciare l'atto di assenso, allora si applica il 10 bis, ovvero il preavviso di diniego, solo in quel caso. Sempre sulla disciplina generale, se vi è la necessità di andare in conferenza simultanea, dobbiamo necessariamente mantenere la data indicata inizialmente, o se vi è la possibilità, può essere anticipata per accorciare la tempistica totale? Allora, qui in questo caso non si accorcia la tempistica totale, nel senso che questo caso è il caso in cui la semplificata, quindi una conferenza di servizi che si svolge secondo la regola di default, che è la regola di modalità semplificata, si conclude in un modo tale da diciamo, richiedere il passaggio in simultanea. In questo caso, il fatto che ci sia, sto rispondendo a questo, che ci sia stata indicata nella comunicazione di avvio del procedimento la preventiva data in cui si svolgerà la conferenza simultanea, è una forma di certezza. E devi, per evitare una modalità dilatoria che in precedenza era stata rilevata. Quindi, a mio avviso, no, non vedo come possa essere accorciata la tempistica totale, perché appunto siamo in un caso in cui,
Passata, si è svolta la conferenza di servizi semplificata. Al termine della conferenza di servizi semplificata, l'amministrazione procedente ritiene che sia il caso di passare, cioè che le integrazioni progettuali proposte richiedano una successiva valutazione in conferenza simultanea. Quindi in questo caso si svolgono tutte e due le fasi. Diverso invece è il caso in cui la conferenza simultanea nasca direttamente simultanea nell'ipotesi di complessità. Quindi questo e siamo però in un'altra ipotesi. C'era un'altra domanda che avevo visto a cui invece tenevo, diciamo, di rispondere, che è la seguente. Sottoposta dalla signora Pozzi, dunque, qualora una SCIA o CILA edilizia sia sottoposta a conferenza di servizi, qual è la modalità corretta di verificare la pratica ed in particolare se quest'ultima debba essere sottoposta a sorteggio secondo la normativa vigente, quindi al controllo sistematico a campione, a seconda della tipologia di intervento. Allora, qui c'è una confusione tra due concetti. Il controllo a cui fa riferimento la signora è il controllo che si svolge sulla CILA o sulla SCIA, che è, diciamo, l'atto che si presenta insieme però alla richiesta, di un atto di assenso, un'autorizzazione che richiede l'indizione della conferenza di servizi. Quindi, diciamo, non si fa il controllo sulla conferenza di servizi. Forse No, sono stata assolutamente, assolutamente, incerta. vai. Sono zero e quindi pensavo che fossi finita nel dimenticatoio. Scusate. No, quindi è importante distinguere le due cose, cioè il controllo di cui parla la signora e il controllo che si fa sul rispetto delle dichiarazioni fatte nella SCILA o nella segnalazione certificata di inizio attività sulla SCIA, cosa ben diversa invece è la procedura di conferenza di servizi. In generale, ci sono tantissime domande a cui non ho risposto rispetto alle discipline, ad ulteriori discipline di settore. Allora, mi piacerebbe, ma non abbiamo, come dire, la conoscenza dettagliata di tutte le discipline di settore. In generale, direi che l'obiettivo del legislatore è quello di applicare il più possibile la nuova disciplina della conferenza di servizi, o meglio, la conferenza di servizi deve diventare la modalità ordinaria attraverso cui l'amministrazione procedente decide. E quindi, a meno che non ci sia una disciplina appositamente che deroga ed esprime e ci dice in che modo deroga la disciplina generale contenuta nell'articolo 14, l'intenzione, l'interesse è quello di estendere il più possibile la disciplina generale. Però ci possono essere dei casi in cui appunto il coordinamento non funziona o non funziona correttamente. Quindi mi riservo di poter rispondere, diciamo, di approfondire queste discipline, come ad esempio avevo visto una disciplina in materia di protezione civile e poi di rispondere successivamente. Comunque ringrazio tutti quelli che hanno, diciamo, partecipato e tutti quelli che hanno scritto ed hanno fornito queste domande che sicuramente forniscono, spunti interessanti di approfondimento. Grazie anche a Paola per aver gestito Grazie, grazie dottoressa Benedetti, grazie l'epifania. dottoressa Paporo, grazie a tutti. Allora, tante domande in chat, questo è molto bello. Alcuni mi chiedevano le slide, la registrazione e le domande. Tutto quanto il materiale, appena sarà scaricato dalla piattaforma, lo ricaricheremo su Eventi PA nella stessa pagina in cui vi siete iscritti. Dunque non vi preoccupate, per qualsiasi cosa siamo qui a disposizione. Ringrazio ancora tutti e vi saluto e buon proseguimento.